È un'emergenza nell'emergenza quella che vivono migliaia di malati oncologici in Lombardia da inizio pandemia, l'impossibilità di avere accesso alle cure e di essere operati in tempi stretti. Il problema è stato riportato nuovamente alla ribalta ieri, dopo il video pubblicato su Instagram da Martina Luoni, 26enne milanese affetta da cancro al colon metastatico, che ha denunciato la cancellazione del suo intervento salvavita in un ospedale milanese previsto per questi giorni. Ho fatto mercoledì il pre-ricovero, oggi ho consegnato gli ultimi esami per confermare o meno l'operazione. Mi è stato detto che l'attività chirurgica è sospesa. In serata Martina ha pubblicato un nuovo video in cui precisa che il suo intervento non è stato annullato, ma è ancora in attesa di saperne la fattibilità o meno da parte dell'equipe medica. Da qui il commento dell'assessore al welfare Giulio Gallera, che sottolinea come in Lombardia le cure oncologiche non si siano mai fermate. Le difficoltà per questi pazienti, e non solo, paiono però essere evidenti. Dall'inizio dell'emergenza Covid, che si fa presente come ci sia una ricaduta pesante sulle altre patologie che purtroppo non sono andate in quarantena ma continuano. E vi sono situazioni, pensiamo ai malati oncologici piuttosto che le malattie cardiovascolari, che non possono andare in pausa. Ecco che allora riuscire a tenere attive, soprattutto per i casi più urgenti, per le diagnosi precoci, le attività normali è di fondamentale importanza, altrimenti noi rischiamo davvero di avere una ricaduta pesantissima in termini di qualità della vita e di vita sulle persone. Fa specie accorgersi come a distanza di mesi siamo ancora incapaci di dare delle risposte puntuali a persone come Martina che denunciano la loro situazione. Viene da dire, una volta venivano in Lombardia a curarsi, adesso rischiamo di vedere gente della Lombardia che deve andare altrove per poterlo fare.